l'Istituto Superiore di Sanità, la regione Abruzzo continua ad essere ad alto rischio e inoltre bacchetta, per così dire, l'ente perché continua a inviare dati incompleti. L'assessore Nicoletta Verì vuole fare chiarezza, spiega che ci sono stati disservizi dovuti all'alto numero di casi e all'inserimento dei tamponi antigenici assieme ai molecolari. Alcune ASL si sono trovate in difficoltà, ma... Se voi ben ricordate, noi abbiamo avuto un aumento di casi a fine dicembre. Siamo passati da una media giornaliera di 500 casi a una media di 4.000-5.000, perché abbiamo inserito nel sistema della nostra regione le risposte anche dei tamponi antigenici. Questo grande lavoro, questo numero elevato ha ingolfato, definiamolo così, il sistema di alcune ALS, ossia non è che non sono stati inseriti le risposte del positivo e negativo, ma hanno avuto alcune ALS difficoltà ad inserire quelli che sono i dati clinici. Un sistema che è ripartito in maniera regolare da circa 8 giorni, e poi tengo anche a precisare che questi sono dati clinici che non vanno ad influire su quello che è la definizione del colore, quindi non ha un'incidenza notevole, perché sono dati clinici, ossia si riferiscono alla sintomatologia del paziente. La situazione è tornata alla normalità da un po' di giorni. Sono informata proprio con gli uffici competenti, è tornata alla normalità e quindi si procede in maniera lineare. Quello che emerge nella nostra regione è che c'è una leggera diminuzione, una leggera e costante diminuzione, però abbiamo ancora dei carichi importanti di occupazione dei posti letto. Quindi si rimarrà in arancione? Si rimarrà ancora in arancione, però la nostra regione, insieme a tante altre regioni a livello nazionale, abbiamo chiesto al Ministero di non andare avanti con questa definizione di giallo e arancione, ma creare solo un unico colore, un'unica identificazione, che è quello del rosso. Quelli che sono i nostri parametri per alcune situazioni sono parametri anche al di sotto della media nazionale, e quindi però invece per quanto riguarda l'occupazione dei posti letto, come detto, lo stiamo superando.